Ben ritrovati telespettatori a casa e benvenuti a 20.000 giri, rubrica di Antenna 2 interamente dedicata alla Formula 1. Il Gran Premio di Silverstone ci regala davvero tante emozioni e colpi di scena, a partire dall'incidente di Raikkonen, subito nel primo giro, al KO di Rosberg, che apre così di nuovo davvero la sfida per il mondiale. Ma partiamo subito con l'aggiornamento della classifica piloti e costruttori. Al primo posto troviamo Rosberg con 165 punti. Accanto a lui il suo compagno di scuderia, al secondo posto Hamilton con 161, si è portato davvero a un soffio. Terzo posto per Ricciardo, 98 punti. Quarto posto per Alonso, 87 punti. Passiamo poi alla classifica costruttori. Troviamo sempre salda al primo posto la Mercedes con 326 punti. Secondo posto per la Red Bull, 168 punti. La Ferrari al terzo posto con 106 punti e la Williams al quarto posto con 103 punti. Benissimo, e ora tocca la presentazione dei nostri ospiti in studio. Passiamo subito al nostro Christian Bertasa. Ciao a tutti. Buonasera Christian, grazie per essere qui con noi e accanto grazie a lui abbiamo il creatore di questa trasmissione, abbiamo il nostro Mario Zucchelli. Buonasera. Purtroppo il nostro Stefano non è potuto essere presente, però naturalmente ci manda i suoi saluti. Ha avuto problemi con il raduno di ieri qua a Clusone, è rimasto schiacciato sotto una Ferrari, l'abbiamo perso. Non è vero, facciamo finta e lo salutiamo. Lo salutiamo. Era quello che voleva Stefano. Rimanere schiacciato. Sì, è un sogno. Benissimo. Sì, ha avuto un contrattempo. Partiamo subito con la Ferrari. Christian, ci sono secondo me tante cose da dire questa sera sulla Ferrari. Partiamo ancora prima del Gran Premio. Partiamo un attimino dalle qualifiche. Secondo te questo errore, secondo me, vista la macchina che ieri avevamo in mano, forse è costato davvero un po' caro. Errore di valutazione, una leggerezza? Ma la delusione è proprio quella, come dici tu. Avevamo una macchina che, stranamente, da come abbiamo visto dalle prove libere, non dico che era al pari delle Mercedes, però comunque se la giocava per il podio. Detto questo, quanto successo nelle qualifiche ha pregiudicato l'esito della gara, ha rovinato un po' tutto. Allora, col senno di poi sono tutti dei bravissimi ingegneri e riescono tutti a indovinare la strategia e avere la strategia migliore. Diciamo che abbiamo peccato un attimino in presunzione, volendo aspettare un attimino nel vedere il meteo come si evolvesse e cercare di risparmiare un treno di gomme, insomma. Cosa che ha fatto anche la Williams, e noi abbiamo tra virgolette copiato un pochino la strategia della Williams. Quando siamo usciti, abbiamo capito quello che stava succedendo, siamo usciti e era un po' troppo tardi perché la pista era un po' troppo umida, soprattutto nella parte centrale del circuito, e è dove ci siamo girati e poi dopo abbiamo buttato all'aria tutto, insomma. Abbiamo peccato un po' di presunzione. Che dire, adesso diciamo sono stati tutti asini e hanno sbagliato. Se l'avessero indovinata che la pioggia invece di scendere in quel momento avesse ritardato ancora una trentina di secondi, saremmo qua a dire che avevano indovinato la strategia, ottimi ragazzi al muretto e tutte queste cose, sono sempre le solite cose. Mario. Però diciamo in questo caso non per edulcorare la Ferrari, e non tanto perché sono capitati anche gli altri, abbiamo visto anche la Williams che anche loro sono rimasti fuori dalla Q2, esatto. Ecco, però va detto che purtroppo cosa è successo, che non dico che raramente, però è capitato che su un tracciato di 4.600 metri ha piovuto su un terzo di un circuito, su 1.000 qualcosa metri, pertanto non hanno più potuto fare. Tanto è vero che la dimostrazione più lampante è stata quella che di tutti chi erano poi rientrati per tentare di fare il tempo, non c'è riuscito nessuno. Pertanto voglio dire, allora andrebbe detto che, certo, chi è rimasto fuori, ovvio che ha fatto la figura del fesso, diciamo, però vorrei dire, tutti non hanno migliorato, pertanto si può dire che sono stati probabilmente in 22 che hanno sbagliato. Quando succede una cosa diciamo del genere, non dico se hai la fortuna, perché non è in caso di dire male, sarebbe stata la bravura, però c'è chi male è uscito prima. Tanto è vero, abbiamo visto che sono usciti prima, sono uscite addirittura le squadre di terzo livello, tanto è vero che nella Q3 ci siamo accorti che c'era addirittura Giulia Bianchi che aveva il secondo o terzo tempo e ha rischiato di andare in Q3 esatto, pertanto voglio dire, e gli altri che si sono trovati decimi, undicesimi, dodicesimi, tredicesimi, addirittura proprio in quasi
in off limits passare la cosa. Pertanto noi ovviamente siamo rimasti fuori. Mi dispiace perché avevamo la portata, la seconda fila era la nostra portata, e buttare all'aria un'occasione del genere, il rammarico è tanto, insomma. Certo, ci sarebbe stata la soddisfazione, la possibilità probabilmente di capire dove sarebbe stata la portata di questa Ferrari. L'abbiamo perso, ecco, quello lì, ovviamente partendo in quelle situazioni, nelle retrovie, ovviamente è stata tutta una rincorsa handicap, insomma. Esatto, benissimo, ci fermiamo un attimo, abbiamo in collegamento telefonico Mauro Raccanello, presidente della Scuderia Ferrari Club di Varese. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Buonasera Ivana, buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Sì, ciao Mauro. Ciao, grazie. Ciao Mauro, sono Cristian. Ciao Cristian. Ascolta, volevo chiederti, visto l'andamento del Gran Premio di ieri, allora le premesse delle qualifiche sono state quelle che sono state, però in gara abbiamo dimostrato di avere una macchina perlomeno, non dico al pari della Mercedes perché ormai quella fa campionato a sé, però possiamo giocarcela un attimino con il resto. Vuol dire che le evoluzioni che stanno portando avanti i tecnici Ferrari cominciano a funzionare o è una casualità dovuta alla pista, dovuta al meteo e a tanti altri fattori? Come la vedi tu la gara di ieri? Come l'hai vista la gara di ieri? Ma guarda, ti posso dire che secondo me la Ferrari è sicuramente una delle tre squadre con Williams e con la Red Bull, che possono sicuramente essere le antagoniste tra loro, perché chiaramente Mercedes è superiore in ogni caso. Come dice Alonso, come l'ha confermato anche ieri. Sì, scusa Mauro, ti fermo un secondo, giusto sì, per i nostri telespettatori. Stiamo mandando in onda le immagini del raduno che abbiamo avuto ieri qua a Clusone, proprio la nostra cittadina qua, e i telespettatori, chi non era presente ieri può vedere un attimino quello che abbiamo combinato ieri qua tra le vie di Clusone. Scusami se ti ho interrotto, vai pure Mauro. Niente, come dice sempre Alonso in queste ultime interviste, in questi ultimi incontri che fa purtroppo la macchina, se non ci sono degli sviluppi o delle modifiche veramente radicali, possiamo solamente accontentarci, ed è brutto usare questo termine, ma possiamo solamente vivere il quarto, quinto, sesto posto, e poi, come dice sempre lui, per sempre nella grande confusione del tempo, nella grande confusione in pista, per poter avere la possibilità di fare qualche sorpasso e quindi agguantare qualche punto. Purtroppo con molta tristezza possiamo solamente confermare che la situazione è questa, di sicuro non potrà cambiare nelle prossime gare, anche se le modifiche che possono fare sono solo di appendici aerodinamiche di questo genere, chiaramente come sappiamo motori, turbo non possono fare nulla, per cui è vero, è un anno di grande sofferenza. La cosa brutta, come avevo detto la volta scorsa, sarà ancora un altro anno, il prossimo, questo è ancora peggio, perché giustamente Mercedes, oltre che va fortissimo quest'anno, saranno già preparati per il prossimo anno, quindi nel 2015 sono ancora vincenti, e noi decisamente un altro anno da dover lavorare. Perché è quello che fa davvero arrabbiare, che abbiamo due campioni del mondo, due mondiali da poter dare una macchina e poter vincere e far contenti tutti, e invece dobbiamo sempre così lottare, fare una grandissima fatica per prendere il quinto, sesto, settimo posto. Infatti, e questi che secondo me potevano farle così, potevano essere un po' più decisi, e qui vorrei davvero dire qualcosa di buono per Stefano Domenicali, davano tantissima colpa a lui di tutto, e invece credo che anche le persone che hanno preso il suo posto, e comunque il team, alcune volte ci vuole la decisione, ci vuole l'intuito, ci vuole coraggio anche, proprio davvero azzardare alcune scelte, ma evidentemente non c'è nessuno che prende così, siccome la Ferrari ha una responsabilità veramente mediatica talmente forte che cercano tutti di trovare la soluzione più tranquilla, più facile, più giusta. Lì invece era meglio sbagliare e far uscire la macchina prima e tentare di fare tempo, poi è anche vero, magari avremmo fatto la stessa posizione, però insomma se si partiva davanti sicuramente era molto più facile. Poi sei d'accordo anche tu che a giochi fatti sono tutti bravi a dare idee, opinioni, era meglio fare così piuttosto che cosò, insomma, ma in quel momento, in una frazione di secondo devi prendere una decisione, lì è 50%, se ti va bene sei un genio, se ti va male sei un asino, insomma. Questo è vero, però infatti dico,
secondo me sarebbe forse così più incosciente alcune volte avere il coraggio di prendere delle decisioni e osare, tanto ormai abbiamo solamente la possibilità di osare, perché di altro non possiamo esprimere, la macchina è quello che il suo potenziale è questo, per cui secondo me delle strategie studiate veramente bene, anche lì si poteva inventare anche un cambio di gomme solo, anziché due, quindi trovare delle soluzioni che possono essere più vantaggiose, inventarsi l'inventabile, perché solo di questo possiamo sicuramente gioire per poter fare qualcosa di più, visto che ormai la macchina è sicuramente questa e non ci sono altre storie. Esatto, esatto. Ma io ho sentito le dichiarazioni di Alonso dopo le qualifiche del sabato e naturalmente aveva proprio l'espressione di un cane bastonato, cioè rassegnato, io veramente non l'ho mai visto così. Pensi che l'anno prossimo resti ancora con i colori rossi o sia talmente deluso che cerca un team vincente? Ma guarda, fino a poco tempo fa c'era davvero questa vocina che dicevano che lo davano partente per mille motivi. Poi sai, il discorso del pilota è importantissimo, ma è ancora più importante quello che c'è dietro. Lui è sulla tuta Santander. Santander ha un contratto importantissimo con la Ferrari e sicuramente se va il pilota va anche lo sponsor, per cui decisamente avranno fatto i salti mortali. In queste ultime due interviste che ho sentito, e al di là di quelle viste poi in televisione, ha cercato di smorzare questo tipo di discorso, addirittura sembra che davvero stia lavorando proprio per la squadra, proprio per avere dei punti per il mondiale costruttore, quindi questo fa sicuramente pensare che stia lavorando in funzione comunque di rimanere in Ferrari. Perché anche l'errore commesso in partenza da Alonso, cioè, mi dà proprio l'idea di, non lo so, di mancanza di attenzione o come ha fatto a farsi sorprendere così. Ma sai, dopo è anche vero che ha fatto, per dire, sia lui che Raikkonen, ma soprattutto lui ha fatto mille partenze da fulmine, mille situazioni fantastiche. Poi è anche normale che qualcuno possa sbagliare, come ha fatto anche Raikkonen, che chi poteva pensare che in quella curva gli facesse quel dritto. Sai, tutti, come dicevi prima tu, tutti possono dire poteva alzare il piede, poteva frenare via, ma è chiaro che nelle prime curve sicuramente non vuoi mollare, non vuoi perdere il contatto con gli altri piloti, per cui dai il massimo, ha tenuto giù tutto, ha cercato di fare il possibile, poi purtroppo ha preso un pezzettino di non pista quando è rientrato, la macchina sicuramente ha perso la sua deportante, quindi è partito contro e quando poi picchia la macchina non la fermi più. Però sai, sbagliare è sicuramente umano, eccetera. Quello che a noi dà fastidio, a tutti noi tifosi, eccetera, che non siamo capaci di fare qualcosa di buono, di andare sul podio, di fare andare le nostre bandiere, porca miseria. Questo ci dà troppo fastidio, santo cielo. Presidente, le volevo chiedere, vorrei andare in casa dei nemici. Vorrei sentire la sua opinione. Rosberg Hamilton, a questo punto? Bella questa domanda, bravo. Ascolta, secondo me sono due campioni, sicuramente uno diverso dall'altro. E forse magari Hamilton un po' più capace di contenere le sue emozioni in alcuni casi e negli altri casi più debole. Rosberg è determinato, forte. Decisamente io ho dei grandi dubbi che possono gestire fino alla fine questi due grandi campioni. Hanno una macchina fantastica, adesso può succedere quello del cambio, come può succedere anche ad Hamilton qualcosa d'altro. Noi vorremmo che succedesse spesso, che così guadagniamo qualcosa anche noi, però sono due campioni, io penso che la giocheranno fino alla fine. E personalmente se lo meriterebbero entrambi, no? Davvero una preferenza particolare. Secondo me sarà molto difficile che la squadra possa tenere duro e gestire insieme fino alla fine questi due piloti, perché ognuno di due darà la colpa che l'altro avrà qualcosa in più, e quindi sarà sicuramente una lotta fino all'ultima, certo, all'ultima gara, penso. Presidente, proprio così, mettendo una pulce, le vorrei chiedere anche questo: conoscendo i tedeschi, soprattutto sul lato proprio dell'automobilismo, narcisisti come sono, potrebbe pensare, io l'ho detto all'inizio del mondiale, qualora i due piloti fossero lì e lì, peer to peer, a contendersi il mondiale, secondo lei ci potrebbe essere un spingere a favore di Rosberg? Ma in teoria potrebbe far pensare questo, però sono sicuro che la professionalità
e l'importanza di una casa come Mercedes non avrebbe decisamente voglia di attirarsi simpatie, antipatie varie, diciamo, nel mondo. Io presumo che hanno una grande fortuna, come dicevo prima, la macchina fortissima, due piloti, due campioni, secondo me davvero si possono permettere di far giocare fino alla fine i due piloti, a patto che non vadano a buttare via davvero gare oppure campionato, perché sai, già abbiamo visto nella prima corsa che hanno fatto un bellissimo finale molto affiato fino all'ultima curva entrambi a superarsi, quindi che ci sia davvero la possibilità di farli vincere entrambi e poi veramente chi ha il punto in più è suo. Però penso che per correttezza arrivano fino in fondo senza favorire né uno né l'altro. Penso che sia così. Benissimo, ti ringrazio Mauro per il tuo intervento, sempre prezioso. Grazie a voi. Alla prossima. Un bacio a tutti, grazie. Buonasera Mauro, ciao, buonasera. Ciao, ciao, grazie. Benissimo, anche noi ci fermiamo per due minuti di pubblicità. Benissimo, rientriamo in studio e vorrei concludere il discorso della Ferrari con Christian. Christian, secondo te ieri questo errore di Raikkonen va proprio veramente un po' a chiudere, speriamo, un periodo veramente nero per lui. Ce lo auguriamo veramente, questo incidente non ci voleva, l'abbiamo visto uscire, zoppicare. Cos'è successo? Ce lo vuoi raccontare? Ma diciamo, lui è uscito largo appunto dalla curva e nel rientrare ha trovato questo piccolo avvallamento che c'è tra l'asfalto e il terreno e è andato a rovinare o comunque a rompere qualcosa nella sospensione, ha perso il controllo della macchina e poi dopo non è stato più capace di controllarlo, insomma è andato a schiantarsi contro il guardrail, tanto più che la distrutto il guardrail e poi si è caraventato dall'altra parte del circuito. Ha subito una botta da paura, pensiamo che dai dati che davano ieri sera dicevano 47G, cioè un colpo non da poco, 47 volte il suo peso corporeo, cioè anche solo a pensarlo uno dice impossibile, invece la realtà è questa. Questo sta a testimoniare anche la preparazione atletica che uno deve avere per poter guidare una macchina del genere. Abbiamo visto che fortunatamente la sicurezza in questi ultimi anni ha migliorato parecchio. Abbiamo visto che ieri non si è fatto niente. Con anche solo 4-5 anni fa una botta del genere, non so come possa essere uscito il pilota, insomma. Sì, infatti sono migliorati di molto. Se pensiamo solo che dall'anno scorso a quest'anno la federazione aveva chiesto a una società satellite della Red Bull di lavorare sull'impatto laterale, vale a dire sulle fiancate, di migliorare del 37% l'impatto laterale. Qualcuno può pensare, beh, il 37% che cos'è? Si pensa che di anno in anno, 20 anni fa, si lavorava tra il 3 e il 5% sul totale della monoposto, vale a dire all'anteriore, al posteriore, alle fiancate, se pensiamo che salto è un salto. Ovviamente oggi le tecnologie permettono, i materiali, le tecnologie permettono questo, il 37%, difatti un impatto come ieri, non 20 anni fa, ma forse una decina di anni fa, avrebbe potuto avere delle, non voglio dire, spero non diciamo delle tragiche conseguenze, però probabilmente avrebbe potuto farsi al male, non parlo diciamo una tragica conseguenza, cerco sempre di, quando parlo dei piloti cerco sempre che quella famosa dea, quella bendata, bendata. Esatto, che c'è sempre da sperare che non venga a prendere nessuno. Comunque la cosa che mi ha colpito ieri a me dall'incidente è che a livello di sicurezza tutte e quattro le gomme sono state attaccate ancora alla macchina. Sì, perché per regolamento c'è questo famoso cavo d'acciaio che la ruota non deve staccarsi dall'abitacolo e andare oltre le barriere e provocare danni agli spettatori. O eventualmente tornare in pista o colpire. Qui abbiamo magari visto che comunque le ruote sono sempre state attaccate alla macchina e dalla botta che ha preso ieri non da poco. C'era questa eventualità. Esatto. Domanda così a bruciapelo, Raikkonen lo ritroviamo l'anno prossimo in Ferrari? Allora, Raikkonen secondo me lo ritroviamo in Ferrari anche perché cominciano già a esserci dei rumors, insomma, che si sta stancando un attimino dall'ambiente, comunque vuole rispettare il contratto che è per tutto il 2015 e poi dopo tra virgolette ritirarsi dalla Formula 1 e andare a fare quello che più gli piace, insomma, che potrebbero essere i rally e tornare a fare i rally. Ma io penso che potrebbe essere anche se nel 2015
avesse tra le mani una monoposto competitiva, credo che anche la sua voglia di rimanere sarebbe, diciamo, una crescita esponenziale, potrebbe essere pari pari alla... Pertanto è chiaro, certo, con una monoposto così probabilmente sta pensando, io finisco il mio contratto con la Ferrari, certo, e poi emigro su altri lidi. Anche perché posti liberi su monoposto competitive sono abbastanza, sono proprio pochi quasi. No, no. Rimane, c'è questo famoso, visto che abbiamo preso un l'incipit, vorrei dire, c'è insomma c'è questo Ron Dennis che in effetti adesso un po' con la Honda, non voglio dire che sono ai ferri corti, però diciamo la Honda che come sappiamo motorizzerà dall'anno prossimo, motorizzerà la McLaren e sarà poi l'unico team per il 2015. I vertici della Honda a questo punto sono un po' indispettiti, perché nel frattempo Ron Dennis non riesce ancora a trovare il top driver da mettere, diciamo, sulla McLaren. Ci sono stati dei contatti sia con Alonso, ci sono stati contatti con Hamilton, ci sono stati contatti anche con Vettel, e ovviamente tutti tergiversano, perché giustamente non sono... È un'incognita. Esatto, nessuno rischia di... Anche perché chi muove la prima pedina poi dopo a ruota, c'è, esatto, tutto uno scacchiere per da tanto, diciamo, tutti vogliono... Cioè, cerco un attimino di capire, la Honda potrebbe essere nel 2015 veramente l'antagonista della Mercedes, o potrebbe essere dentro anche lei uno dei tanti? Pertanto il muoversi, qualcuno dice, se devo rischiare magari rimango ancora qui, perché, cioè, o rimango ancora nella mia scuderia. E Ron Dennis sente, diciamo, il fuoco sotto, che non hai ancora riuscito a trovare questo top driver, diciamo. E concludo, verrebbe sacrificato Jenson Button, perché Magnussen, secondo i vertici della McLaren, ritengono che sia un pilota giovane in crescita, e Button probabilmente dovrebbe essere lui il sacrificato, almeno, diciamo, usiamo il condizionale, l'idea dovrebbe essere quella, la line up della McLaren, ecco, dovrebbe essere questa. Chiudiamo veramente il discorso Ferrari e con Alonso, battaglia veramente memorabile con Vettel, dispiace che l'abbia vinta Vettel, però veramente non li vedevamo così combattivi da non so più quanto tempo. Ma allora, il Gran Premio di ieri verrà ricordato più che per la vittoria di Hamilton in casa, insomma, per il duello di Vettel e Alonso. Dispiace che è stato un duello per la quinta posizione, insomma, un duello per le del briciole. Genere meritava qualcosa di più, insomma. Allora, è un duello tra poveri. Dove nessuno voleva, più che altro uno non voleva far vedere all'altro che lo lasciava passare, nessuno voleva alzare il piede, hanno spinto veramente al limite e anche oltre il limite, e hanno dato spettacolo a noi che vedavamo, e anche loro in pista, cioè si sono divertiti, anche se comunque qualche scaramuccia tra i due, qualche frecciatina, insomma, è arrivata, l'abbiamo sentita, e poi entrambi uno si lamentava, non dimentichiamo che comunque Alonso è vero che l'ha lasciato passare, ma anche aveva problemi con l'ala anteriore e non aveva molto carico aerodinamico, tant'è vero che già qualche giro prima da un team radio sembrava che avesse chiesto se era il caso di ritirarsi o continuare, quindi non era al 100% nemmeno lui, però comunque nonostante questo non gli ha lasciato vita facile a Vettel il sorpasso, insomma. E li abbiamo sentiti. In questi duelli, diciamo, tra campioni è chiaro che si sfodera tutto il campionato. Perché ci sono sempre le scaramucce che vengono ancora dagli altri anni, che dicevano che Vettel vinceva perché aveva la macchina numero uno. Quest'anno, dove non l'ha, deve adattarsi un attimino anche lui, esatto, e allora vuole dimostrare che non era vero quelle voci che dicevano su di lui gli anni passati. Insomma. Benissimo Mario, questa sera niente angolino della tecnica, ma delle indiscrezioni da raccontarci. Allora, parliamo della Ferrari. A Maranello ormai lo sguardo è sul 2015 e oltre. Incassato l'ennesimo no di Adrian Newey, il famoso ingegnere Red Bull, che ha deciso in futuro di dedicarsi ad altro, il suo sogno è disegnare scafi per l'American Cup di vela. In notizia di questi giorni, il motorista Marmorini, dopo parecchi anni, lascia Maranello. Qui è sottointeso che i vertici del Cavallino stanno lavorando intensamente per rafforzare il reparto motoristico, più precisamente sul versante dell'ibrido, con innesti di nuovi ingegneri. Mattiacci, team principal, ipse dixit. Da un diptro tedesco è uscita un'indiscrezione che poi, verificata, sembra molto vera.
cosa si tratta. I vertici del cavallino sono stati sguinzagliati a far visita a varie case e team automobilistici in cerca di tecnici motoristici e telaistici e sembra che non siano tornati a mani vuote, anzi. Allora, dovrebbero arrivare a Maranello tre ingegneri della Mercedes, specialisti della tecnologia ibrida, uno degli anelli deboli del cavallino, anche se è trapelata un'indiscrezione di Niki Lauda che dice che c'è stata una smentita da parte dei vertici della Mercedes. Poi i due ingegneri, continuerei ancora dicendo, parlando ancora dei motoristi, perché sembra che i vertici stanno lavorando su più fronti. Qualcuno invece sostiene che la ricerca dei tecnici sia stata spostata fra i tecnici delle case Audi, Porsche, Toyota della categoria Le Mans Series, dove già da anni si corre con la tecnologia ibrida, che voglio ricordare che è quella tecnologia dove noi, diciamo, è proprio l'anello più debole che abbiamo notato su questo Power Unit. Poi due ingegneri telaistici di casa Red Bull e altri due della Lotus. E infine il nuovissimo simulatore che permetterà ai due piloti di avere dei parametri molto più precisi e attendibili. In conclusione, la line-up di Mattiacci è tracciata. Ora per il futuro si attendono dei risvolti positivi. Ricordo che per il futuro intendo che vedremo il frutto del lavoro dei nuovi dal 2015-2016. Benissimo. Ricordiamo ai nostri telespettatori, per chi non lo conoscesse, Mattiacci è conosciuto come il Mister 120%, come l'ha soprannominato anche il nostro Mario. È il suo pseudonimo dato dai suoi collaboratori quando era ancora a Ferrari, che dirigeva le concessionarie del Nord America, e poi si è spostato e adesso, prima di arrivare a fare il team principal, aveva avuto l'incarico di aprire tutte le concessionarie in Cina. E lui chiede ai suoi collaboratori il famoso 120%, e questo pseudonimo. Vediamo se riuscirà a ottenerlo. Ha diciamo delle grosse capacità. Certo è che sappiamo tutti che in Formula 1, come in tutti anche gli altri sport, una sola persona non vince. Certo. Esatto. Sta iniziando a costruire, diciamo, pian piano questo mattone fatto di tutti i tecnici al posto giusto, le persone giuste. E in più, sembra, ne avevamo già parlato, era una notizia che era, diciamo, trapelata, l'indiscrezione si sapeva, ma sembra che finalmente il Sergio Marchionni, ora che stanno arrivando anche dei buoni soldi, visto che con Chrysler gli investimenti sono stati fatti, si vendono automobili, cominciano ad arrivare, diciamo, soldi, sembra che ogni anno Sergio Marchionni alla Ferrari arriva, non si sa di preciso quanti sono, però arriva una bella manciata di milioni di euro, e questo dovrebbe dare impulso. Che male non dovrebbe fanno. Sì. Benissimo. Cristian, tocca a te fare gli onori del club di Caprino Bergamasco. Ieri un avvenimento davvero importante. È un avvenimento importante sia per lo Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, ma anche per la città di Clusone. Insomma, ieri abbiamo assistito veramente a una giornata bella, sia meteorologicamente parlando che anche spiritualmente parlando, perché comunque allora avevamo una quarantina di Ferrari disposte lungo la via centrale di Clusone. Insomma, c'erano alcune Ferrari parcheggiate in Piazza della Rocca, in Piazza degli Uccelli, e arrivare su alla via, compresa fino alla piazza dell'Orologio. Insomma, tantissima gente, Ferrari, ce n'erano, come detto prima, una quarantina, di modelli veramente interessanti. C'era una 458 Italia, c'era una Ferrari California, e che qualcuno ha avuto anche la fortuna di vedere il sistema automatico di apertura e chiusura della capote rigida in circa 10 secondi. C'erano varie F430, 360, 360 Challenge, Spider e via dicendo. C'era la mitica Ferrari Dino,
soprannominata appunto in onore al figlio Dino di Enzo Ferrari morto. Questa è un'altra F430 Spider, veramente ci siamo divertiti. Il clou della giornata di ieri è stato intorno alle 12:15, quando tutte queste Ferrari hanno acceso il loro potentissimo sound e si sono avviate verso Castione della Presulana, dove erano indirizzate al pranzo, insomma. Bella giornata, ho visto tanti bambini divertirsi, mettersi in parte per fare una foto, chi ha avuto la fortuna è riuscito anche a entrare all'interno per fare una foto con il proprietario. Veramente una bella giornata organizzata bene. Ringraziamo il nostro socio Stefano Visinoni, che ha dato tanto per questo raduno, assieme a tutto lo Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, e speriamo di averlo anche l'anno prossimo. E tanti adulti che sembravano bambini. Esatto, anche quello sì. Christian, brevemente, l'anteprima del circuito. Ma allora, il circuito, adesso abbiamo abbandonato Silverstone, ci spostiamo tra 15 giorni, l'appuntamento è il 22 luglio, andiamo in Germania, nel famoso circuito dell'Hockenheimring. È stato un attimino modificato, non quest'anno ma negli anni, perché i due circuiti, i due rettilinei paralleli sono stati raccordati da questa ampia curva. È un circuito particolarmente difficile per questa ragione, perché bisogna trovare il giusto equilibrio tra il carico aerodinamico e la velocità pura, perché nei rettilinei abbiamo bisogno di minor carico aerodinamico, mentre invece nell'ultima parte, soprattutto in quella S prima del traguardo, che viene nominata anche il Motordrome, perché veramente sembra uno stadio, ci sono tutte le tribune in giro e anche i piloti veramente sentono il calore dei propri tifosi, qui invece c'è bisogno di moltissimo carico aerodinamico, quindi i team dovranno essere bravi nel trovare il giusto equilibrio, nell'assettare la macchina e preparare al meglio questa gara, insomma. Guardando dai punti del settore 1, settore 2, settore 3, nel primo settore dovremmo perdere, nel secondo settore è probabile che ci potremmo difendere e soffriremo soprattutto nel terzo settore, dove ad esempio proprio in uscita di queste curve strette è un po' il tallone d'Achille. Esatto, dove manca la trazione, il carico aerodinamico. Manca la trazione, di conseguenza dovremmo. Non è uno dei circuiti più favorevoli. A nostro favore. Anche se quest'anno in tutto il circus non so quanto ce ne siano favorevoli a noi, insomma. Dai Christian, speriamo di essere un po' più ottimisti. Davvero siamo in conclusione e ringrazio per il suo intervento il nostro Christian, il nostro Mario Zucchelli. Buonasera. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo il 23 luglio. Per quanto mi riguarda davvero tutto, vi auguro una buona continuazione con i programmi di Antenna 2. Anche senza Stefano, forza Ferrari!